Ed eccoci di nuovo col mappone, ormai fisso appuntamento, un po' come le sfighe che ci colpiscono tutti quanti nella vita, perché la sfiga ci vede benissimo, la fortuna no, ma non stiamo in questa fase depressiva andante, anche se l'argomento di cui andremo a trattare è abbastanza oscuro, tenebroso, con una punta di macabro, vabbè, a questo punto dice, ma che cosa lo raccontare a fare? E invece no, rimanete con me, perché parleremo del caos, o meglio, le divinità del caos in questa piccola introduzione e un po' come è composto. Come già vedete in foto, abbiamo quattro divinità maggiori del caos. Sono Khorne, Slaanesh, Tzeentch e Nargol. Slaanesh, tra l'altro, è il fratellino minore, quello che è nato per ultimo tra queste maggiori divinità del caos, perché il caos, come già detto in precedenza, è un regno fatto di pura magia dove in qualche maniera sono riflessi i desideri, le parti sia positive che negative degli esseri che abitano il mondo di Warhammer in questo caso, ed è sicuramente un regno che punta alla distruzione, comunque all'assimilazione del potere nella maniera più sgraziata, perniciosa e letale possibile. E ogni divinità ha una caratteristica. Per dire, Khorne è il dio della guerra, del sangue, della violenza, e tutti i suoi seguaci sono imperniati di potenza pura, malefica, sotto forma di combattimento. L'importante per Khorne è chiaramente che il sangue sgorghi. Ma non importa la fonte, quindi se anche uno dei propri impiegati schioppa davanti alla scrivania, lui è contentissimo e non ci sono ferie nel mondo di Khorne. E questa è una caratteristica principale per chi ha rabbia repressa, tipo noi altri facciamo bastonate. Invece Tzeentch, anche detto noto come Cinzio, è il dio del mutamento, regala ai propri seguaci capacità di visione, magia alterata e possibilità, insomma, di arrivare dove gli studi normali, mortali, non possono condurti. Per dire anche dove trovare i migliori autogrill per mangiare senza l'utilizzo di un GPS, quindi queste cose sono, le sanno solo Tzeentch e i segreti dei camionisti. Nargol, nonno Nargol, meglio noto come il dispensatore di vitalità, tra virgolette, perché per lui la vitalità è tramite malattie e problemi cardiovascolari di vario genere, è forse la cosa più brutta tra i quattro dei. E poi alla fine abbiamo Slaanesh, il dio della perversione, quello che piace a voi, maledetti pervertiti, che continuate a seguire queste vicende, soprattutto in questo canale. Io personalmente ho parecchi amici che adorano Slaanesh e questa cosa è tremenda. Mamma mia!